solo chi ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 chi c'è qua, solo chi c'ha fede, e chi sta là non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te, la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale, la storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale, chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tutti corri, non importa sai, muoviti, 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 muoviti. Ed eccoci! Benvenuti, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport, perché noi vogliamo capire l'umano che si cela dietro lo sportivo. Quindi storie umane, storie di vita, storie di emozioni. Chi sarà il nostro ospite? Ve lo dico tra poco, ma vi presento la nostra Mimì Sara Band, Swan Fast Food Freestyler, il nostro pubblico, e con voi siamo pronti per cominciare. Guardiamo la clip selfie. Ciao a tutti, io sono Marco, atleta della Federazione Italiana Canottaggio, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, e tra un po' sarò da Solo chi c'ha fede a raccontarmi un po' di tutti i miei successi e anche un po' della vita privata. Quindi invito a tutti di seguirci, ci divertiremo insieme. E volete sapere un mio pregio? Il disordine. Un abbraccio, a presto, ciao! Signore e signori, energico, solare, determinato e disordinato, Marco Di Costanzo! Grazie, grazie. Ciao Marco, benvenuto. Accomodati. Marco Di Costanzo, grande campione, tu sei stato campione del mondo nel 2015, campione d'Italia nel 2016, bronzo a Rio 2016, specialità? Due senza, quindi remata di punta, quindi parliamo specialità con un solo remo per ogni atleta, ed è una delle barche più difficili da fare, quindi è un orgoglio maggiore per questo. E adesso lo raccontiamo con C'è fede e fede. Innanzitutto capiamo quella che secondo te è la fede nella famiglia. Okay. E capiamo quindi un po' anche come hai cominciato, perché insomma tu ti sei appassionato tramite tuo fratello. Sì, raccontaci. Sì. Allora, io ero il classico fratellino più piccolo che rompeva le scatole con il fratello maggiore. Eccovi qua, vi vediamo insieme, sì, Fabio, che lo salutiamo. Sì, Fabio. No, mio fratello era veramente una promessa, era molto forte, anche più forte di me, soprattutto fisicamente. Poi purtroppo un problema alla schiena, e il canottaggio purtroppo crea questa problematica. Sì, sì. Quindi lui ha dovuto fermarsi, però sta comunque iniziando una buona carriera da allenatore, dove sta andando già avanti con qualche risultato con i più giovani, e quindi adesso sono contento che lui, comunque avendo avuto dei problemi, comunque è sempre rimasto nella famiglia del canottaggio. Lo salutiamo, complimenti a Fabio. Marco, la fede nel gruppo, la fede nella squadra, il tuo sport è uno sport particolare, puoi dividere la tua barca, o come si chiama in gergo tecnico, ci aiuterai, con un'altra persona, come è successo a Rio, con a Bagnale, avete vinto questa medaglia di bronzo, oppure anche in quattro come vediamo. Sì, questa è raccontaci la barca... il gruppo, la fede nel gruppo, quanto conta? È tutto, perché se non hai la massima fiducia del tuo compagno, in una gara che dura 6 minuti, se c'è un piccolo problema, esce. Purtroppo anche quest'anno la mia medaglia d'oro è sfumata per 2 decimi. Caspita. In una gara di 6 minuti, 2 decimi, puoi immaginare che è davvero poco, però è lo sport ed è bello anche per questo. E devo dire che è stato forse uno dei miei mondiali preferiti, perché avevo una squadra esperta, matura, veramente
Una cosa solo abbiamo sbagliato, i due decimi che abbiamo preso dall'Australia. Abbiamo parlato dell'amore per la famiglia, l'amore per lo sport e per il gruppo. C'è un altro tipo di amore. Sì. E abbiamo una grandissima fortuna perché il tuo amore è oggi qui con noi in studio. Ci ha fatto un grandissimo regalo perché è una campionessa, anche lei, Alice Main. Raccontaci come vi siete conosciuti, come è nato questo amore. Vogliamo sapere quasi tutto. Allora, diciamo che comunque sui campi di gara noi ci vede, io almeno la vedevo spesso. Poi, sono sincero, il mio unico problema era un po' la lingua. Lei comunque è francese, il francese sono negato. Inglese non sapevo veramente nulla. E niente, poi mi sono fatto avanti iniziando. Come comunicate? In inglese. Ah, bene. Però lei è velocissima. Adesso lei è bravissima, sta imparando l'italiano veramente in tempi record. E niente, quindi all'inizio mi sono fatto avanti, sai, avevo un attimo paura, non sapevo se adesso gli dico questo, no, forse meglio di no, forse poi non so come rispondere. E non è facile, non è facile tutto questo. Però non ti ha fermato niente nessuno. No, perché infatti, poi, poi veramente quando l'amore vuole non ti fermi. Bravo, bravo Marco. Caro Marco, soprattutto nel tuo sport ci vuole tanto allenamento per il fiato, giusto? Sì, molto. È mai capitato nella tua vita che sei rimasto senza respiro? Tantissime volte nel canottaggio. Anche perché sotto sforzo, diciamo... sì, ok, fai tanti allenamenti, ma poi quando non ce la fai più la prima cosa a mancare è il fiato, quindi quello sicuramente è uno dei punti dove noi ci alleniamo tanto, proprio per cercare di non sentire quella sensazione, perché una volta che senti quella sensazione vai in difficoltà, non arriva più ossigeno ai muscoli e il tuo avversario ti saluta. E quindi Marco lo scopriamo insieme a Mike Maric, Senza respiro! Ed eccoci qua, ciao, Mike Fede. Maric, Senza respiro. Allora, ogni settimana mette alla prova i nostri campioni del mondo con prove che sembrano banali ma non lo sono e con un significato scientifico. Assolutamente, ciao Marco. Allora, come funziona? Ti chiederò di espirare più forzatamente possibile utilizzando il muscolo più importante della respirazione, dopodiché cannuccia e via, inspiri mantenendo questo cursore qua in mezzo al centro e sollevando più tempo possibile la colonnina centrale. Come la vedi? Non giudicare, eh? Non giudicare. Io ti osservo, adesso noi faremo il tifo per te. Guarda, io per non metterti a disagio prenderò anche il tempo, giusto perché c'è in ballo un contest anche con Marco Orsi, quindi sai che tra campioni vi dovete... Vabbè, tu non dire nulla a Marco. No, io non dico niente, giuro. No, ci sta solo vedendo, però non gli diciamo niente, va bene? Allora, okay. Preparati, mi raccomando, una forte espirazione, espira più che puoi e poi... Ok. Pronti? Fai partire già. Va bene. Siamo? Vai. 3, 2, 1, fuori l'aria, fuori tutto quello che puoi e parti, via. Vogliamo anche il tifo qua, eh? Cursore al centro, vieni un po' più in su. Vai, bravissimo. Marco, vai. Bravo. Continua, arrivato in alto. Bravissimo. Wow! Sei rimasto senza respiro. Ragazzi, 15 secondi. Devo dire che si vede che sei un Marco grande ha fatto campione. 5, no? D'altronde. Senti, io comunque voglio, visto che quest'anno è un anno importante di qualificazione olimpica, voglio regalarti il mio libro dove potrai imparare meglio le tecniche di respirazione per guadagnare. Riproviamo. E poi riproviamo. D'accordo? Grazie mille. In bocca al lupo. Grazie mille. Mike, grazie. Ci rivediamo la prossima settimana con Senza respiro grazie e altre nuovissime prove. Mike Maric! Ciao. Prego Marco, continuiamo. Oh, ecco, vedi, ti abbiamo lasciato anche senza respiro. Ah, adesso finalmente posso sapere i segreti per rimanerci sempre col respiro fino a tutte le gare. Bene ragazzi, è arrivato il momento di fotoricordo. E adesso Marco, attraverso le tue immagini ci emozioneremo insieme, quindi prima foto. Raccontaci innanzitutto dove eravamo.
Allora, qui siamo alla premiazione delle Olimpiadi 2016 a Rio de Janeiro. Stai masticando un bronzo? Sto masticando un bronzo tanto voluto, tanto desiderato, perché per me questa era la mia prima Olimpiade. Nel 2015, vincendo il mondiale nel 4 senza, quindi nella barca con 4 persone, qualifico l'imbarcazione per le Olimpiadi, contentissimo. Vinciamo il mondiale, attraversiamo l'anno olimpico, facciamo 2 secondi posti alle coppe del mondo, quindi comunque dei risultati molto buoni, che ci facevano comunque pensare di poter fare qualcosa di buono alle Olimpiadi. Ci prepariamo, mancano 21 giorni dalla partenza e mi chiamano. Fanno, tu cambi barca. Così? Sì. Vado su un'altra barca, che è il 2 senza, una barca comandata da ben 7 anni da un equipaggio della Nuova Zelanda. Wow. Quindi una medaglia è già eliminata. Io tra l'altro vado in barca con Giovanni Abbagnale, con una B, no, con la famosissima 2B. E quindi mi ritrovo in una barca nuova, compagno nuovo. Un compagno giovane che comunque non aveva mai attraversato una finale mondiale o medaglie importanti da... E quindi ho attraversato dei giorni difficili dove a un certo punto mi è sembrato che tutto quello che avevo fatto, anche da quando avevo 9 anni, era sfumato così. Cosa ha fatto la differenza poi? Io sono nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro e loro mi hanno sostenuto come neanche io pensavo. Veramente. E io volevo andare a casa, volevo abbandonare tutto, poi mi sono detto no, perché resta, prova a fare qualcosa. E ricordo che in quei giorni avevamo degli allenamenti di riposo, ma invece io chiamavo il mio compagno e dicevo no, dobbiamo recuperare quello che non abbiamo fatto, quello che non ci hanno dato la possibilità di fare. Perché odiavo andare lì e non dire la mia. Odiavo. Raccontaci queste cose, perché tanti giovani sportivi si trovano in condizioni di difficoltà spesso vogliono anche lasciare il proprio sport, invece poi sì. Guarda che risultato hai portato a casa in una situazione che sembrava così tragica. Per me sì, perché per me avevano preso l'unico giocattolo che avevo e me l'avevano portato via. E invece tu gliel'hai fatta vedere ed ecco qua, bravissimo. Prossima immagine. Vittorie, ancora vittorie. Anno e luogo. Allora, qui è a Gibelet in Francia nel 2015. E qui abbiamo vinto il primo mondiale assoluto. L'Italia non vinceva questa medaglia da 40 anni. C'era il mio allenatore su questa barca quando la vinse l'ultima volta. Una medaglia inaspettata, perché questa barca anche nacque nello stesso anno, qualche mese prima del mondiale. E devo dire che è stato un mondiale tatticamente perfetto, perché non sbagliamo nulla. Quello che ricordo era... Giuro, anche al di fuori della barca, anche al di fuori della gara, qualsiasi cosa decidevamo di fare era perfetta. E quindi non potevamo fare altro che vincere ed è stata una gara spettacolare questa qua. Ringrazio il presidente Malagò che era lì con noi a vederci, è stata veramente una bella gran presenza. Bella soddisfazione. Sì. Ultima foto. Oh, vediamo te, vediamo anche Alice. In che situazione siete? Raccontaci, perché questo è una gran qui, bella cosa. Sì, è una cosa che ho sempre desiderato di fare. Dove allora, eravate? Qui siamo in Nepal. Quest'anno? Quest'anno, sì, pochi giorni fa. Io sono fortunato a non aver vissuto una tragedia del genere. Un terremoto che prende la tua casa e la porta via. E da... Il secondo prima è tutto, il secondo dopo non è più nulla. E allora spero di aver portato a questi bambini un piccolo sorriso, un attimo, so che c'è tanto lavoro da fare, per questo siamo andati con ActionAid e Kinder per vedere i progetti che loro stanno facendo, costruire scuole, ospedali,
dare lavoro comunque anche alle persone che adesso non hanno più nulla. E è stata un'esperienza bellissima e devo ringraziare Alice che è stata con me, sarà una compagna perfetta perché è stato molto stancante. Allora avere una spalla che comunque fa domande, chiede e mi ha aiutato veramente tanto. Marco, sei una persona molto solare ed estremamente energica, ma una persona energica come te, come mai doserà le proprie energie? Lo scopriamo tramite Energia Vitale! Energia Vitale grazie a Egeria Energia. Egeria vuol dire energia, è l'energia che sviluppa il business. Ne scopriremo qualcosa in più. Allora, Marco, ti do 5 voci e sono famiglia, lavoro, sport, svago e una voce libera per capire qualche cosa in più di te. Cominciamo. Famiglia. Allora, con lo sport che faccio non è facile stare sempre distante dalla famiglia, però è sempre tutto ed è sempre dentro di me. Percentuale? Da dividere con le altre cose. Da dividere con le altre cose. Sembra semplice, ma non lo è. Non è semplice. Allora, purtroppo, siccome la mia vita è molto sportiva, direi un 30%. 30%. Lavoro. Che per me è lo sport. Quindi direi veramente la massima percentuale. Quindi se abbiamo dato 30 alla famiglia, dobbiamo mettere 50 al lavoro. 80%. Quindi la voce sport. Per me è lavoro. Ecco. Quindi la mettiamo in questo 50%, siamo all'80%. Ti avanza un 20% per svago e una voce libera. Perfetto, quindi un 10% di svago. E arriviamo al 90%, però vogliamo sapere come ti svaghi. No, molto semplicemente. No, quando posso sono... Vabbè, con Alice spero di stare tutto il tempo anche facendo sport. Poi con amici, Napoli, vabbè, tra locali e ottimi ristoranti che ci sono a Napoli, amo comunque andare a vedere sempre posti nuovi. Quindi 10% viaggi, allora, sì, come sì, ultima esatto, voce libera. Esatto. Perfetto, Marco, grazie. E adesso vogliamo capire che cosa in questi anni ti ha veramente emozionato e vediamo se tiriamo fuori qualche cosa ancora in più dal nostro Marco Di Costanzo con My Music. Marco, la nostra Mimì Sara Band è pronta a tua disposizione, quindi primo brano, ragazzi. Che bello è, tutto lo stadio è pieno, e la musica riempie il cielo, è una libidine, è una rivoluzione, è una libidine, è una rivoluzione. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Bravi ragazzi, brava Claudia! Ciao mamma, Giovanotti. Allora, questa è una canzone che soprattutto dopo il mondiale del 2015, siccome non c'erano i miei genitori a vedermi, era una di quelle canzoni che avevo dedicato a mia mamma per dire finalmente ce l'ho fatta, guarda come mi sto divertendo. Perché per me è tutto, ecco. Cioè... E la mamma cosa ti ha detto? Mia mamma ti dice che sei il suo orgoglio, la sua sempre, gioia. Sempre. Di mia mamma basta uno sguardo. Capisci tutto quello che ti vuole dire. Cosa vuoi dire alla tua mamma? Che la amo tanto e lei lo sa. Che tutto quello che sono comunque è merito suo. E allora questa canzone mi piace. Ultimo brano. E se qualcosa ci sarà oltre quegli occhi chiusi, devi pretendere una vita migliore, essere contento di te. Che ami me,
questa prende un po' anche me. Resta quel che resta, Pino Daniele. Vediamo la foto. È una canzone che tu dedichi al nonno. Sì. Il nonno che è mancato da poco. Hai fortemente voluto anche questo brano. Parliamo di lui. Come si chiama il nonno? Carmine. Carmine. Lui era uno dei miei primi tifosi. Parlava poco, ma c'era sempre. Ti ricordi la prima gara che hai vinto? Cosa ti disse? Lui... Scusami, non ce la faccio, aspetta. Ho perso anch'io il nonno quest'anno, quindi ti capisco molto bene. Sono figure che mancano tantissimo, anzi li salutiamo tutti con il cuore, davvero, perché ci lasciano una parte di loro dentro di noi che ci portiamo sempre poi con noi per tutta la vita. Cosa ti ha lasciato il nonno, Marco? La parte più importante che sarà sempre con te di nonno Carmine. Ma lì mi dava una forza, perché in quello che diceva lo sentivi libero. Ti diceva soltanto pensa a te e continua per la tua strada. Lo ricordiamo così. Marco, allora, adesso diamo una svolta subito alla nostra atmosfera. Perché? Perché cosa c'è tra il dire e il fare? Il mare. E tu ne sai qualcosa, direi, vero? Sì. E invece in questo caso ci sono Bricofer e Black & Decker. Andiamo a capire con tra il dire e il fare come te la cavi col fai da te. Andiamo, Marco. Eccoci, Marco, nel nostro spazio tra il dire e il fare, dove Bricofer e Black & Decker sono i protagonisti. Allora, bene, tu avrai 60 secondi, ormai lo sanno tutti i nostri telespettatori, per battere i tuoi predecessori. Come vedi c'è una ricca classifica. Sì. Per ora sono in testa le farfalle con la loro capitana Alessia. Okay, quindi vediamo come te la caverai. Allora, massima sicurezza per noi, 60 secondi per fare il maggior numero di fori e infilare il maggior numero di viti con i nostri attrezzi Black & Decker. Allora, attrezzati di guanti e occhiali, perché in massima sicurezza, nel mentre io ti farò questi due veloci vero o falso. Nella gamma fai da te di Black & Decker ci sono anche pistole a spruzzo per pitture murali, vero o falso? Falso. E invece vero, ci sono anche queste. Un trapano a filo può anche forare un metallo, vero o falso? Vero. Vero, con la punta specifica. Allora, pronto? Vai. Siamo pronti con il cronometro? Sì, trapano, avvitatore, viti. Ci siamo? 3, 2, 1, via! E va il cronometro, forza, forza, forza! Vai, 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 Marco, Marco, vai, vai. Allora, Marco sta facendo i buchi, poi andrà con le viti. Ok, la tua tecnica è questa, perfetto, sì. Vai. Allora, sono passati solo 13 secondi, avanti tutta. Bello, però calmo, lui sta andando avanti. Poi vedrai quando sentirai che mancano 10-15 secondi, secondo me ti accelererai. Vai, 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 vai. E siamo a una vite, mancano ancora 31 secondi. Forza, forza, Marco, grinta. Fai conto che devi correre, come tu corri, come tu corri. È una gara, è una gara, è una gara, Marco, vai, vai! Vincitore, sei un vincitore, forza, forza! Mancano ancora 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ai, ai, ai. 1, 2, 3, 4, 5 e c'era un pezzettino, arrivi a quasi 6. 5! Allora diciamo che il fai da te ci dobbiamo ancora lavorare no. su. Allora, di Costanzo. 5! Guarda, insomma, dai, sei penultimo per adesso, non è male. Senti, abbiamo una sorpresa per te e quindi mi segui. Andiamo.
Ed eccoci qua, Marco Di Costanzo, grandissimo ospite a Solo Chi C'ha Fede, il lato umano dello sport. Marco, prima di concludere vorrei che tu dessi un consiglio ai ragazzi che intraprendono quella che è la tua dura carriera, perché insomma il canottaggio è uno sport molto difficile fisicamente, sì. Ci vuole tanto impegno. Cosa consigliamo loro? No, è semplicemente anche di andare comunque a provare, interessarsi. Come io non conoscevo cosa fosse il canottaggio, magari c'è qualche ragazzo come me che non sa di cosa stiamo parlando, può andare comunque a vedere anche sui siti internet che cos'è il canottaggio, provarlo, perché quando si è in acqua sulla barca, così vicino all'acqua e si va veloci, è una sensazione bellissima. Senti, noi ti mandiamo a casa con un ricordo di Solo Chi C'ha Fede, ci teniamo particolarmente, arriva dalla Giordania, dal nostro caricaturista Ila Lashour, ed eccoti qua, sei proprio tu, Marco Di Costanzo. Grazie. Grazie. Eccoti, guarda, Marco. Bellissimo. Così insomma lo appenderai e penserai alle prossime gare, sarà un augurio anche per Tokyo 2020. Sicuramente. Un saluto ai tuoi amici di Napoli, noi salutiamo tutta Napoli e tutta l'Italia, ma un saluto particolare. Un abbraccio a tutte le persone che mi seguono sempre. Ciao Ayu! Bene! E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo ospite. Che cosa ci racconterà? Non lo so, ma di sicuro il suo lato umano. Noi vi aspettiamo, Mimì Sara Band, Fast Food Freestyler, pubblico, sorprese di tutto e di più. Venerdì prossimo, 22:40, Sport Italia, Solo Chi C'ha Fede! C'ha fede, solo chi 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 c'ha fede. Solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede.